dal 10 al 13 agosto l'appuntamento con Donne Summer si rinnova anche quest'anno. Si rinnova anche quest'anno per la sesta volta, noi non l'abbiamo fermato neanche durante il lockdown, quindi questa è una manifestazione, una parentesi a cui noi teniamo tantissimo. Perché appunto mette al centro la donna in tutte le sue sfaccettature, quindi come performer, come musicista, come imprenditrice anche. E quest'anno va appunto dal 10 al 13 con 4 serate, quindi abbiamo una prima serata di jazz con una ragazza teramana, poi ci sarà l'11 avremo una serata a Piazza Sant'Anna in collaborazione con la Fisar e con il ristorante Osteria Sant'Anna, allietata dalle note introduttive del concerto di Sara De Santis. Il piatto forte è l'arrivo poi di Noemi. Poi ci sarà l'arrivo di Noemi, sì, che non ha bisogno di presentazioni, quindi è l'evento di punta. E sarà a Piazza Martiri, ovviamente i biglietti sono acquistabili tramite i canali indicati sul programma. E poi ci sarà una serata conclusiva che sarà DJ con ospite la vincitrice di Drag Race Italia, Elettra Bionic. Un appuntamento che si rinnova e che vuole ribadire, semmai ce ne fosse bisogno, insomma, l'importanza della donna e anche portare alla luce sempre purtroppo determinate problematiche di attualità. Assolutamente, un evento importantissimo che noi abbiamo sempre sostenuto dell'associazione Big Match, perché mette insieme il mondo della donna con una serie di eventi culturali di altissimo spessore. Quindi sono dei momenti sempre di riflessione che aiutano appunto la riflessione su temi fondamentali, importanti e quanto mai attuali, e farlo all'interno di Teramo Notturno Indomito in un periodo, quello di agosto, poi contraddistinto da tantissimi grandi eventi, è il periodo assolutamente migliore, e anche chiaramente questa manifestazione ha in sé degli artisti veramente molto molto importanti come Noemi, quindi siamo molto molto contenti, continuiamo su un percorso anche di crescita per questa manifestazione che sono sicuro negli anni diventerà una delle più importanti che avremo in città, soprattutto nel periodo estivo.